Il vestito è un incrocio di destini, è la storia di questo immigrato alla ricerca di un abito nuziale che ruba un vestito da matrimonio ad uno sposo che è stato appena abbandonato all'altare. Viene scoperto e per espiare la sua colpa sarà costretto a vendicare l'uomo che ha derubato. È una favola nera sull'universalità dei sentimenti. Tant'è vero che quando abbiamo cominciato a scrivere questo corto assieme ad Emanuele Pisano, il nostro obiettivo era proprio quello di dimostrare come le relazioni sentimentali vadano al di là di qualsiasi barriera di genere, di orientamento sessuale, di colore della pelle. Questo personaggio che interpreto nel corto di Maurizio Ravalese si chiama Massimo. È un personaggio che in campo parla pochissimo, è ambiguo, è strano, sta male, ha una malattia importante. Infatti, lo vediamo in una scena in particolare che va in bagno a vomitare perché è proprio è una malattia che riesce a gestire a malapena. Parla molto fuori campo perché dà delle indicazioni al ragazzo attraverso un percorso che il ragazzo farà fino a questo colpo di scena finale, che naturalmente non vi rivelo, ma che è un po' la chiave del film. Cosa dire su questo festival? Beh, presumo, partendo dal suo conduttore, che è Paolo Genovese, che sia un festival assolutamente, di qualità, di pregio, un festival importante. E la speranza è che anche questo nostro corto venga apprezzato al punto magari di portare a casa qualche premio.